Partita da due volti, Max. Primo tempo che nel caso lo avessimo chiuso 3-0 non avremmo rubato niente. Poi nella ripresa invece che cosa è successo? Sì, sono d'accordo. Purtroppo è una partita difficile da commentare perché oggi secondo me abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nel primo tempo. Pali, traverse, salvataggi sulla linea, veramente la palla non voleva entrare. Poi ti trovi sotto 2-0 su due tiri in porta e purtroppo la partita si mette nella condizione sbagliata. Non abbiamo avuto la forza comunque di rimetterci in partita, di recuperarla 2-1. Abbiamo sfiorato più volte il due pari, poi niente, prendi il 3-1 e ti crolla un po' tutto il mondo addosso. E poi addirittura 4-1, 5-1. Veramente sembra qualcuno che la va a leggere dice le hanno disintegrate, invece non è affatto così. L'unica cosa che mi sento di dire è che se noi continuiamo con questo spirito, con questa voglia, con questa cattiveria, alla fine ci tireremo fuori da questa situazione, perché siamo una squadra viva, siamo una squadra che ci crede e sono convinto che alla fine riusciremo a dare soddisfazione ai nostri tifosi. Tifosi, ecco, alla fine comunque hanno dimostrato di essere vicini alla squadra, di essere vicini a voi, vi hanno sostenuto, vi hanno applaudito. Sì, perché secondo me hanno visto una squadra grintosa, cattiva, vogliosa di voler portare a casa i tre punti, come dicevamo prima, soprattutto nel primo tempo, una partita che magari poteva stare tranquillamente 2-0 per noi e poi purtroppo è andata così. Però noi continueremo su questa strada, fortunatamente ci sono due partite nell'arco di 4 giorni, 5 giorni, quindi abbiamo subito la possibilità di invertire questo trend e portare un po' di punti a casa, magari già da martedì a Crotone. Ecco, martedì a Crotone è comunque una gara complicata perché si va ad affrontare una squadra importante, però bisogna ripartire, bisogna rimettere subito sul giusto binario quello che è appunto la squadra. Sì, siamo in Serie B, qualsiasi squadra affronti è una partita difficile, sono tutte squadre organizzate, forti, e come lo era il Perugia, come lo era l'Ascoli. Queste ultime due partite abbiamo dimostrato veramente di giocarcela con tutte e secondo me meritavamo molto di più di un solo punto. Andiamo a Crotone consapevoli della forza del Crotone, che è una squadra costruita anch'essa per vincere, ma noi andremo lì con la nostra cattiveria, la nostra voglia di voler portare a casa i punti e speriamo di riuscirci. Drop it. Ogni festa ha il suo sorprendente finale. Pirotecnica Nazionale. L'unica pirotecnica nazionale. Colora il cielo con fontane, candele romane, sparacoriandoli, fuochi d'artificio da giardino. Pirotecnica Nazionale. Cura i migliori spettacoli pirotecnici per eventi e feste di piazza. Pirotecnica Nazionale. Cellulare 330 33 89 24.